Benvenuti Back to the Movies, categoria degli Oscar di oggi. Allora, lui è Val, io sono Paul. Bisogna dirlo perché bisogna fare oggi la presentazione. Oggi è una categoria un po' particolare, perché è una categoria dedicata a dei film che non abbiamo visto e che quasi nessuno di voi che ci ascolteranno ha visto. O vedrà, perché parliamo di film che non escono dal cinema. Però se volete vederli, li trovate. Alcuni li trovate tranquillamente online, legalmente. Legalmente, sì, noi segnaliamo quelli legali. Parliamo dei cortometraggi. Ovvero quei film corti tendenzialmente sotto la mezz'ora, a cui danno un Oscar più piccolo di questo, anche perché a tutti danno un Oscar più piccolo di questo, ma più piccolo in generale, sì, a livello mediatico perlomeno più piccolo. Sembrerà un po' una cazzata, dice, vabbè, cortometraggio, però molti grandi registi partono da qua, e ad alcuni, come a uno dei registi di cui parleremo oggi, è capitato subito l'occasione di fare il lungo tratto da quel corto qui. Esatto, no, va detto che ad esempio l'ultimo film di cui abbiamo parlato in una radio recensione, una video recensione, cioè Creed, e il regista John Staple Jr. è partito facendo molti cortometraggi prima di arrivare a Creed 2. I registi di Hollywood di solito o partono dai cortometraggi o partono dai video musicali. Ecco, quindi sono una buona palestra, potremmo guardarli per vedere I prossimi, anche se spesso poi i registi che fanno questi film qua e vanno agli Oscar raramente poi passano ai lungometraggi e diventano famosi nei lungometraggi. Spesso sono proprio specialisti dei corti. Ok, allora, il primo di oggi si chiama Detainment, viene dall'Irlanda, ha diretto Vincent Lamb e l'ha prodotto Darren Mahon. Perché che sono i due candidati. Sono sempre due candidati, esatto. Sono il regista e il produttore. Trama molto brevemente, due bambini di 10 anni finiscono alla centrale di polizia per rispondere a fare degli interrogatori perché sono sospettati di aver ucciso un bambino più piccolo. Abbiamo visto il trailer noi poco fa. È tratto da una storia vera, ma in realtà è tratto proprio dai referti, degli interrogatori, delle interviste e altri dati raccolti dalla cronaca di questo caso. Cioè un piccolo bambino irlandese un che corto forse inchiesta, è stato ucciso, oserei dire. È stato ucciso forse da altri due coetanei. Noi abbiamo visto appunto solamente un trailer e una scena che vi linkiamo di sotto nella descrizione del video. Si trovano su Vimeo sia il trailer che le scene tratte da questo film. Non si trova il film intero. No, diciamo. La scena a me ha colpito molto perché la scena è devastante. Sì, no, emotivamente devastante. Cioè, stiamo parlando di due bambini che forse, però molto probabilmente, hanno ucciso un bambino poco più piccolo di loro. E probabilmente per sbaglio, non si capisce bene. Per cui, insomma, è abbastanza dura sia che guardi dal punto di vista dei bambini, sia da quello dei genitori che devono anche capire cazzo è successo, come sia stato possibile una cosa del genere. Detainment, quindi, è uno dei candidati di questa categoria. Secondo candidato si chiama Fauve, l'ha diretto Jeremy Comte, è un canadese del Quebec, quindi un franco canadese. È prodotto da Maria Gracia Turgeon ed è un film che trovate franco canadese anche questo qui, e sì, ce ne saranno almeno un altro se non ricordo, sì, male. Lo trovate su Vimeo film intero completo. Questo l'abbiamo appena visto noi, in realtà l'abbiamo visti prima di registrare, ed è la storia anche questa di due bambini e c'è di mezzo un morto anche qui. Due bambini che giocano in un cantiere, in una cavana di cemento se non sbaglio, e uno finisce malissimo. Sì, esatto. La trama come è questa qua. Giochi tra bambini possono finire spesso molto male. Non ci ha colpito più di tanto, va detto. Poi emotivamente forte tutto. C'è una buona regia, ma niente di che. Secondo me, stranamente, questo è quello che ha vinto. È stato premiato al Sundance a Toronto. Il favorito a noi non è che abbia detto. Anche perché appunto ha vinto miglior corto in due dei festival più importanti del Nord America, forse i due più importanti del Nord America, Toronto e Sundance. E quindi vedremo come se la caverà. Terzo. Quindi questo scarone probabilmente andrà al nostro Jeremy Comte. Potrebbe andare con Fauve. Terzo candidato. Stavolta parliamo di Marguerite, è sempre franco-canadese anche questo, ma è di una regista donna che si chiama Marianne Ferley. Anche questo è un film che è stato premiato, ma è un festival molto più piccolo dei due precedenti, e cioè il Festival del Cinema Gay, Lesbico e Queer di Milano. Quindi cioè, lo citiamo anche perché è stato premiato qua vicino a casa. È la storia dell'amicizia, tipo quasi amici, tra una signora molto anziana e la sua infermiera slash badante, che però è lesbica. E lei, lo vedete nel trailer, anche quello l'abbiamo linkato su YouTube. Ha diretto Marianne Ferley,
conduce Marie-Hélène Panisse. Esatto. Quindi un altro film franco-canadese, molto curioso. Hai dato un'occhiata, il trailer è molto minimale, però ti fa capire un po' dove va la storia, no? Esatto. Proprio come Quasi Amici, no? Con la vecchia che fa, quando sente che la sua è al telefono e parla con la fidanzata. Stavi parlando col tuo fidanzato, mi fa, la mia fidanzata. Come si chiama? E quindi forse si instaura un rapporto, quindi sembra un po' Quasi Amici, però non sulla questione razziale, ma su quella dell'omofobia. Quarto film candidato come miglior cortometraggio, Mother, che non è quello di Darren Aronofsky. Infatti Mother è il titolo inglese, però lo trovate come madre, cioè, perché è un film spagnolo di Rodrigo Sorogoyen, è un regista appunto spagnolo, è stato premiato come miglior cortometraggio ai Goya, che sono dei premi importanti, sì, gli Oscar spagnoli, come i nostri Davide Donatello, come i premi César in Francia. E l'ha diretto Maria del Puy Alvarado. Il trailer è molto bello, forse il trailer più bello di questi film, di questi cinque cortometraggi. Molto minimale anche questo qui, fa caccare sotto dalla paura. Inquieta. È la storia, a quanto pare, di un ragazzino, anche qui, bambini, anche qui. Sì, sono quasi tutti film con dei bambini, tranne Margherita, di cui abbiamo parlato. Che si perde in spiaggia. E telefona alla madre per... Il trailer è un'inquadratura fissa della spiaggia. E con la telefonata, in audio la telefonata del bambino alla madre, che sostanzialmente si è perso e non si capisce che cazzo. Lo trovate appunto linkato poi in descrizione. Ultimo candidato, non lo sappiamo abbastanza, ci ha fatto caccare sotto la paura, lo cercheremo di recuperarlo in qualche modo, magari prima degli Oscar, ma più probabilmente dopo. E arriviamo al quinto candidato, che è molto importante. Si tratta di Skin di Guy Nativ, lui è un regista israeliano, ma il film è di produzione americana. L'unico film statunitense che c'è qua dentro, prodotto da Jamie Ray Newman. È una storia di un ragazzino che viene cresciuto da una famiglia di neonazisti. Esatto, fondamentalmente negli di Stati neonazisti. Unito. Detta proprio. E avrà a che fare, a quanto pare, con una piccola disavventura con un afroamericano. Lo citiamo perché, oltre a essere negli Stati Uniti, se ne è molto. Questo, secondo me, potrebbe essere anche il favorito per un motivo che andiamo a dire, forse. Perché Guy Nativ quest'anno ha fatto sia questo corto e subito dopo gli hanno prodotto il lungometraggio, quello dicevamo prima, tratto da questo cortometraggio qui. Ed è un lungometraggio, si chiama Skin, anche lui, ed è un lungometraggio con un cast non proprio pippa. No, c'è Vera Farmiga, c'è Bill Camp, c'è Jamie Bell, e dovrebbe uscire, dovrebbe, ne sono abbastanza certo, dovrebbe uscire in Italia ad aprile. Quindi dopo qua, gli Oscar, qui stiamo il lungometraggio. Esatto, stiamo parlando di un film che è piaciuto alle produzioni americane. Sembrerebbe più un thriller drammatico dal trailer che abbiamo visto. Però questo è piaciuto, quindi per quello dico, lo metto tra i favoriti. Diciamo perché... che dei film che abbiamo visto forse è quello che ha più possibilità di essere esteso e di avere un pubblico. Tra l'altro è un tema molto importante, perché è un film che parla di razzismo, quindi è un tema bello, esatto, è un tema bello pregnante al momento. Chi vincerà? Come dicevamo, i favori del pronostico dovrebbero essere per Fauve, che appunto ha vinto sia al Sundance che al questo a Skin Toronto. Però Skin è quello forse un pochino più pop. A noi dal trailer ci ha incuriosito tantissimo Madre di Rodrigo Sorogoyen. Ma perché noi siamo con gli spagnoli, ci abbiamo... Sì, ma poi il trailer è piaciuto. Cioè, se dovessi dare il primo al miglior trailer, lo darei. Dovrebbe essere una nuova categoria degli Oscar. Miglior trailer. Sarà un sacco di sole, di fregature. Cosa vi diciamo allora alla fine di questa categoria? Continuate a seguirci. Iscrivetevi al canale che state guardando in questo momento. Come vi ricordiamo sempre, e uscirà un video al giorno per ogni categoria degli Oscar fino al 23, il 24 poi ci sono gli Oscar. Fino al 23 di febbraio, ci sono le puntate che escono tutti i martedì. Nient'altro. E nient'altro. Iscrivetevi, diteci se li avete visti, se uno dei registi è in ascolto. E soprattutto, se volete, potete seguirci anche su Facebook, Back to the Movies, reply.it, il nome della nostra pagina. E niente, commentate e diteci cosa ne pensate. Alla prossima, ciao ciao. Ciao. reply.it, the next step.